Ilenia Pilato, la socia fondatrice di Ila da Ischia all'Arte. Questa sera mi trovo presso il Museo Etnografico del Mare di Ischia Ponte in compagnia dell'onorevole Lino Lauro. Buonasera. Troppo, grazie, buonasera, buonasera a voi. Le presento un carissimo amico, un grande artista, pittore, scrittore, sì, che può dedicarci un pochettino del suo tempo per dirci appunto quello che ha fatto negli ultimi tempi. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Ci parli appunto un po' allora, di lei. Io sono, mi chiamo De Maio Raffaele e sono un trapiantato a Ischia da 40 anni. Non sapevo che stasera, diciamo, questa riunione si sarebbe svolta in questa sala. Qui c'è una sala particolare. Premetto che io per 40 anni sono stato il responsabile tecnico della stazione zoologica di Antonloro di Napoli, sì, che è praticamente quel centro di biologia marina internazionale che sta in Villa Comunale e che ha qui, sul Porto di Ischia, collina di San Pietro, una sede distaccata, dove nel corso degli anni, dal 1968 in poi, sono state svolte una serie di ricerche sui fondali di Ischia. C'è anche la posidonia oceanica, giusto, in particolare la famosa posidonia oceanica, che non è un'alga ma una pianta, perché fa fiori e frutti in determinate stagioni. E una ricercatrice è stata per circa 20 anni responsabile di questo laboratorio di Ischia, è proprio quella signorina che vedete lì, Lucia Mazzella, a cui è dedicata questa sala. Esatto. Sì. Lì c'è la storia dell'Istituto di Napoli di Ischia in forma sintetica, che racconta un po' gli sviluppi di tutte le ricerche che nel campo della biologia sono state fatte. E anche la descrittiva, giusto, grazie alle fotografie. Vabbè, se c'è tempo io vorrei illustrare, dipende, bisogna dare spazio anche agli altri. Certo. Non voglio rubare spazi. Quindi diciamo che al di là diciamo, dell'invito avuto da Lino, che è sempre un carissimo amico, per la descrizione sommaria un po' del libro che ho scritto, che è una guida di Napoli sotto forma di racconto teatrale. Come si intitola questo libro? Si chiama Percorsi napoletani e diversamente dalle solite guide è sotto forma di racconto. Quindi c'è una figura particolare, che poi era una figura che effettivamente è esistita fino agli anni 60, cosiddetto pazzariello napoletano, lo strillone di quartiere che annunciava praticamente l'apertura dei negozi, gli spot di oggi che vediamo in televisione, non c'era la televisione, erano fatti a voce da questi personaggi che giravano per i quartieri e annunciavano praticamente l'apertura degli esercizi commerciali, delle merci, eccetera, eccetera. E una figura, questa figura è stata interpretata magistralmente da Totò nel film L'oro di Napoli, quindi chi ricorda questo film ricorda anche questa figura. Sicuramente. Questa figura si incontra in piazza Plebiscito con un gruppo di turisti, li prende e li porta in giro per la città, raccontando storia, aneddoti, fatti, e quindi con dei percorsi però alternativi a quelli che si fanno generalmente, per cui sì, alla fine del percorso ritornano di nuovo in questa piazza e qui poi ci sono i colpi di scena, i racconti, diciamo sommariamente questo è il libro. Tornando invece alla storia, se vogliamo spendere un po' di parole su questo istituto, dovete pensare che via Caracciolo, lui si andava via Caracciolo, non c'era, era sabbia, niente. Sì. La colmata è stata fatta nel Novecento. Quindi il fondatore Anton Don, che era un prussiano, amico di Charles Darwin, che è stato quello che poi ha scritto Legge delle specie sull'evoluzione, era anche uno zoologo, il quale, avendo varie amicizie, io una famiglia ricca di stestino, si mise in giro un po' per l'Europa per cercare un sito dove poter costruire
un laboratorio che potesse accogliere tutti gli scienziati che erano sparsi per il mondo e che erano affascinati dalla teoria di Darwin, sì, l'origine, eccetera, eccetera. E scelgono, quindi lui si mette in giro, finalmente va a Messina, poi a Napoli trova terreno fertile, sia da parte dell'amministrazione nel 1873, circa 20 anni dopo l'Unità d'Italia, e il comune gli dà, gli concede un suolo proprio sulla spiaggia, dove lui, con un dispendio di soldi familiari e di sovvenzioni che cercava, costruì questo primo nucleo, facendo venire da tutte le parti del mondo questi ricercatori nel centro. Lui metteva a disposizione i mezzi tecnici, l'ospitalità, che pochi sanno, cosa non da poco ovviamente, pochi sanno che poi, essendo lui prussiano tedesco, aveva gli stessi rapporti con la ditta Zeiss, cioè quelle delle famose lenti, microscopi. I primi microscopi sono stati sperimentati proprio presso l'istituto in collaborazione con gli scienziati, perché avevano bisogno di guardare al microscopio le specie che prendevano. Certo. Quindi questo costruisce questo, e pensando di poter autofinanziare la struttura, che non sempre poi i fondi arrivavano, si inventò l'acquario pubblico, che è una dependance dell'istituto di ricerca. Pensò che facendo questo acquario lui potesse ricavare, con i biglietti che vendeva, dei soldi per poter mantenere la struttura. E siccome Napoli era un bacino dove passava un flusso di turismo internazionale, costruì questo acquario, che ripeto è stato il secondo in Europa dopo Berlino e si è conservato intatto fino ai nostri giorni. Quindi non ha niente a che vedere con i grandi acquari che noi siamo soliti vedere in televisione, come Genova, Barcellona e quant'altro, perché sì, quelli sono scenografici. Questi invece sono effettivamente, riflettono gli ambienti marini del Golfo di Napoli. Poi lui aveva queste frequentazioni e quindi veniva spesso a Ischia. A Ischia aveva tante amicizie, tra cui un banchiere che abitava qui, alle spalle del cinema, eccetera. E gli consigliò di comprare un pezzo di terreno. E lui comprò questo pezzo di terreno sulla collina di San Pietro e fece costruire da un suo architetto questa villa, perché era una villa, che era una villa familiare, dove loro venivano d'estate, portavano i grandi personaggi che arrivavano, certo, nell'istituto. E pensate che nell'istituto sono passati 17 premi Nobel, tra cui anche la Montalcini, questo per dare l'idea di che cos'è questo centro, che è poco conosciuto sia a Ischia che a Napoli, ma che a livello internazionale ha una fama forse una delle maggiori. Lì si fanno praticamente ricerca, si fanno dottorati, vengono scienziati da tutte le parti del mondo, la comunità europea, quindi i ragazzi fanno delle tesi sperimentali, quindi diciamo che è masterclass, quindi ad alto livello. E quindi costruisce questa villa, poi nel 1968 questa villa viene trasformata al laboratorio di ricerca, vengono i primi ricercatori. E poiché Ischia aveva a disposizione queste piante sottomarine, ci incominciano a studiare. E nel corso degli anni, facendo queste osservazioni, avevo visto che questa pianta ha una funzione importantissima, due funzioni importantissime. Prima, ha una crescita molto lenta e quindi è molto soggetta ai pericoli delle barche, della pesca a strascico, certo, quindi veniva distrutta, certo, e costituisce il primo, come dire, la prima culla della nascita del microorganismo marino, da cui vengono quello che chiamano giardino d'infanzia. Ah, ecco. Quindi poi man mano la catena fino alle balene, quindi partiamo. È un anello, tra virgolette, importante per la, la fonte, sì, la fonte dell'ecosistema. Poi, sì. E poi c'è un'altra funzione, perché una pianta che ha delle radici che appuntano nel sedimento protegge la costa, perché
sono tutto più o meno dal castello fino a me, un po' Foglio, poi giro un po' di mano, ma il grosso sta qui. La prateria. E protegge con questi ciuffi la costa dal moto in volto, quindi da una cosa. Questi ha queste due fondamentali funzioni. E proprio per questo i ricercatori, in particolare la dottoressa Mazzini, si è battuto perché divenisse una pianta protetta. Oggi una pianta del pianeta protetta grazie all'azione di questi ricercatori che hanno lavorato qui a ESCA. Un applauso per quelli che hanno.